Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione. In apertura di questo telegiornale La Politica, tra le candidature del PD alle europee c'è quella di uno dei più bravi sindaci d'Italia, Antonio De Caro, che ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua città. A parlare nel corso della sua ospitata nel programma di martedì sulla 7 è la segretaria del PD Elie Schlein, che ha confermato dunque i rumors già insistenti sulla candidatura del primo cittadino di Bari alle prossime elezioni europee, al termine del suo secondo mandato da sindaco del capoluogo pugliese. La stessa Schlein nel corso della trasmissione è tornata poi sulle dichiarazioni del governatore emiliano che lo scorso sabato hanno infuocato il dibattito politico cittadino e non solo. Io non avrei detto quelle parole ma non avrei fatto quel passaggio, ha detto, però chiariamo che Michele Emiliano è un magistrato e ha sempre lavorato per mettere in carcere i mafiosi. A questo proposito ha poi sottolineato come l'impegno di De Caro contro la criminalità organizzata parli per lui. Quanto alla foto che ritrae il sindaco in compagnia della sorella di un boss, Schlein ha dichiarato: mi sembra sia stato chiarito che è stata scattata ad una festa di San Nicola e che succeda che tanti chiedano un selfie. Succede a tutti, mi sembra sia accaduto anche con altre foto di politici che hanno dovuto poi dare spiegazioni. Salvini con un capo ultra o Meloni con uno del clan Spada, ha detto Schlein. E proseguiamo, sono ufficialmente iniziati i lavori della commissione di accesso al comune di Bari. Entro 3 mesi, prorogabili a 6, dovrà essere redatta la relazione da presentare al prefetto per l'eventuale scioglimento del comune. Sentiamo. Il procedimento per verificare se esistono o meno infiltrazioni mafiose nel comune di Bari è ufficialmente cominciato. La commissione d'accesso nelle scorse ore ha iniziato l'analisi del fascicolo prodotto dalla DDA e della documentazione presentata dal comune contenente le attività antimafia portate avanti dall'ente. Migliaia di pagine, le stesse che nei giorni scorsi il sindaco De Caro ha mostrato in conferenza stampa quando si è detto pronto all'ispezione. I componenti della commissione, nominata dal prefetto su indicazione del Ministero degli Interni, sono Claudio San Martino, prefetto in pensione nonché presidente della commissione, Antonio Giannelli, viceprefetto, e Pio Giuseppe Stola, maggiore del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. Con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco dietro l'angolo, sono previste infatti per l'8 e il 9 giugno, il futuro dell'ente è legato così alle tempistiche della commissione d'accesso. I componenti, infatti, cui uffici sono stati collocati negli spazi della prefettura, hanno 3 mesi di tempo per analizzare i documenti ed eventualmente chiederne altri, con la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori 3 mesi. Una volta compilata la relazione, starà al prefetto formulare una richiesta al Ministero. Qualora dovesse essere disposto lo scioglimento, ciò avverrà tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Viminale e autorizzazione del Consiglio dei Ministri, entro 3 mesi dall'invio della relazione. Risultato: il provvedimento, se mai dovesse essere assunto, riguarderà il prossimo consiglio. 2 giorni fa l'allarme bomba alla stazione di Trani dopo il ritrovamento di un borsone con flacone pieni di liquido collegati con dei fili e un telefono cellulare. Quei flaconi sono stati analizzati, vediamo cosa è emerso. Non sono stati trovati agenti altamente patogeni a potenziale uso bioterroristico. Lo ha fatto sapere l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, che ha eseguito le analisi sui liquidi contenuti nei flaconi trovati ieri mattina in una valigia lasciata in stazione a Trani. La borsa e alcuni biglietti che annunciavano la presenza di una bomba in stazione avevano fatto scattare le misure di sicurezza, causando l'interruzione della circolazione ferroviaria e la chiusura delle scuole. I flaconi, contenenti i liquidi, erano collegati tramite dei cavi a uno smartphone. Non sono stati trovati né antrace né esplosivo e neppure sostanze radioattive, ha dichiarato il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Antonio Fasanella. Gli accertamenti proseguiranno anche domani per verificare la presenza di agenti batterici utilizzati come armi batteriologiche. In Basilicata adesso, dove sono sempre più vicine le elezioni regionali, ieri il candidato del centrosinistra Piero Marrese ha presentato la coalizione che lo sostiene. Un confronto pubblico con il presidente Vito Bardi è la proposta che il candidato governatore del centro-sinistra alle prossime regionali lucane, Piero Marrese, ha fatto durante la conferenza stampa di presentazione della coalizione a Potenza.
Subito un dibattito, ha detto, sulle problematiche della nostra terra, molte delle quali create dagli ultimi 5 anni di governo. Sicuramente il centrosinistra negli ultime settimane ha vissuto una serie di criticità che però poi hanno portato all'unione di questo progetto, individuando nella mia figura la persona giusta per guidare questa coalizione. Da questo lato sicuramente qualcuno potrebbe dire potevate fare prima, però io dico meglio tardi che bardi, perché davanti ad una situazione di questo tipo, da un lato c'è stato un percorso iniziale sicuramente non semplice, però oggi c'è una linearità, una tranquillità, una determinazione nel metterci tutti insieme, nel difendere questo territorio, mettendo al centro l'interesse dei cittadini, l'interesse dei lucani. In rappresentanza della coalizione c'erano anche il segretario regionale del PD, Giovanni Lettieri, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Arnaldo Lomuti, Giulia Bianco di Basilicata Casa Comune, Valerio Tramutoli di Basilicata Possibile, Giovanni Mossuto di Alleanza Verdi e Sinistra. Salute, lavoro, infrastrutture, le priorità sulle quali lavorare dal giorno successivo alle elezioni del 21 e 22 aprile prossimi, senza tralasciare gli altri. Sappiamo di ereditare una situazione difficile, innanzitutto sotto l'aspetto della sanità, conosciamo bene tutta la difficoltà, dalle lunghe liste d'attesa alla situazione dei nostri ospedali, che è disastrosa e che nessuno ne parla, pur avendo speso risorse gigantesche, però nessuno ha ancora dato soluzioni, ma le difficoltà dei nostri cittadini restano le stesse, quindi si parte dalla sanità. Sicuramente in caso di vittoria dirò con chiarezza, farò opposizione all'autonomia differenziata. Il nostro sguardo, ha spiegato, sarà rivolto soprattutto ai bisogni del cittadino. Questa è la nostra mission, lavorare sinergicamente come coalizione per soddisfare ogni bisogno, ogni esigenza del cittadino lucano. E nella giornata di ieri anche la presentazione dei candidati nel centrodestra lucano. A Matera per l'occasione c'era il vice premier Matteo Salvini. In Basilicata contiamo di vincere, anche perché qui le divisioni e le fratture sono tutte a sinistra. Lo ha detto il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini a Matera per la presentazione dei candidati per le regionali lucane del 21 e 22 aprile, a sostegno del governatore uscente Vito Bardi, ricandidato dalla coalizione di centrodestra con Italia Viva e Azione. Sì, Basilicata è una terra straordinaria che cresce, che crea lavoro, che crea ricchezza, che ha energia. È l'esempio di come l'autonomia applicata ad esempio all'energia e al petrolio possa solo far bene, lasciare più risorse sui territori, e quindi contiamo di vincere, anche perché qua le divisioni e le fratture sono tutte a sinistra, non commento i problemi degli altri. Sono contento di quello che la Lega ha fatto al governo della regione in questi 5 anni, saremo al governo ancora fra un mese, quindi stiamo già lavorando su cosa fare come sostegno alle imprese e utilizzo sempre migliore dei fondi che provengono dal petrolio e dall'energia, che devono rimanere in misura maggiore su questa terra. Abbiamo una serie di progettualità che stiamo portando avanti, si è lavorato tantissimo sui trasporti, sulle infrastrutture. Io credo che solamente chi non vuol vedere non vede. Passaggio anche sulle prossime europee, dove sono diversi gli scenari. Siamo su posizioni diverse, qualcuno ha votato questa commissione, ha votato la von der Leyen, ha sostenuto la commissione, per me sciagurata, che anche oggi ha portato i trattori a manifestare a Bruxelles, perché ha fatto danni all'agricoltura, alla pesca, non ha fatto niente per contrastare l'immigrazione clandestina. Quindi con totale trasparenza la Lega dice che noi non potremo mai sostenere un governo con i socialisti, con Macron, con la sinistra, e invito il centrodestra a essere unito. Certo, se qualcuno dice non vogliamo la Le Pen, non vogliamo gli austriaci, non vogliamo i tedeschi, non vogliamo gli alleati di Salvini e preferiamo la sinistra, no, chi sceglie la Lega alle elezioni europee sceglie che non ci alleeremo mai a sinistra. E ora la nostra pagina dedicata al lavoro, buone notizie per la LGS, azienda dell'indotto San Nicola Melfi, ascoltiamo. La LGS di San Nicola di Melfi, impresa subappaltatrice della Seatrail nel settore automobilistico, ha raggiunto un importante accordo con i sindacati che prevede la proroga per un anno degli ammortizzatori sociali, scongiurando così licenziamenti per i 30 dipendenti coinvolti. La decisione arriva dopo un confronto produttivo tra le parti in seguito all'annuncio da parte dell'azienda dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. L'accordo è stato facilitato da un emendamento regionale che assicura all'azienda il 20% delle
aspettanze da un nuovo piccolo incarico ricevuto dalla Seatrail, consentendo ai lavoratori non solo di mantenere il proprio sostegno al reddito, ma anche di restare inseriti nel processo di transizione verso le nuove tecnologie automobilistiche, in particolare dal motore termico al motore elettrico. I sindacati Wilm e Fismich, soddisfatti dell'esito, puntano ora ad ottenere ulteriori garanzie industriali per il sito di San Nicola di Melfi in vista del prossimo incontro con Stellantis programmato per il 2 di aprile al Ministero dell'Industria e del Made in Italy. L'obiettivo è assicurare l'occupazione attraverso la diversificazione produttiva, sfruttando anche le opportunità offerte dagli strumenti per le aree di crisi complessa. Peculiarità e aspetti meno noti dei riti ionici, ma anche aneddoti ed emozioni personali. Attraverso questi spunti il documentario Sotto la Mozzetta racconta in modo inedito la Settimana Santa di Taranto. Avvicinare i giovani alle tradizioni del territorio è complicato, ma lo si può fare raccontando in maniera diretta e senza filtri una storia che ha ancora tanto da dire, seguendo l'esempio di Sotto la Mozzetta, il documentario sulla Settimana Santa di Taranto realizzato dal giornalista Gianmarco Sansolino. La storia di un ragazzo che diventa confratello per ringraziare la mamma celeste di essere stato adottato, ma anche un parroco che si avvicina ai riti con tante remore, con tanti dubbi, ma poi si ricrede proprio in processione. E poi momenti segreti, nascosti, poco conosciuti, la vestizione della dolorata che è opera oggi delle consorelle, un'altra parte interessantissima di questi riti. Raccontarlo è stato emozionante, ma soprattutto abbiamo provato a raccontare qualcosa di diverso di questi riti, dei quali i tarantini pensano di sapere tutto, ma ci sono molti aspetti poco conosciuti. Il documentario, che racconta emozioni e aneddoti poco conosciuti sui riti ionici con l'obiettivo di divulgare le tradizioni del territorio, è stato condiviso dall'assessorato alla cultura del comune di Taranto. È fondamentale condividere l'esperienza dei riti della Settimana Santa con i nostri ragazzi delle scuole superiori. Questo è il terzo evento gratuito che proponiamo dall'inizio dell'anno per le nostre scuole, perché crediamo che il veicolo della cultura sia fondamentale per avvicinare i nostri ragazzi ad alcune tematiche, soprattutto quando si tratta della Settimana Santa, che appunto è il nostro oro, il nostro tesoro nascosto. Attraverso le nostre tradizioni si può scoprire la nostra storia e si può guardare al futuro. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.